Sì, buongiorno a tutti. Abbiamo ritenuto opportuno e necessario organizzare insieme al dottor Latini e agli altri colleghi della clinica ortopedica dell'ospedale di Terni questo incontro, questo congresso sulle fratture del femore nell'anziano a Terni, proprio perché sta diventando sempre un problema più spinoso, un problema più importante, con gravi ripercussioni non solo da un punto di vista medico e chirurgico, ma anche da un punto di vista sociale. L'ortopedia in questi anni e anche in questo periodo di Covid si è sempre distinta, tanto che i numeri che sono aridi, ma che raccontano una realtà, raccontano appunto che l'ortopedia sta lavorando, ha sempre lavorato, anzi senza clamori, ma è sempre andata avanti. E di questo bisogna dire solo grazie al primario e a tutti i collaboratori, infermieri compresi, La geriatra, sono contenta che si sia rimessa l'attenzione sul paziente anziano fragile, soprattutto quando ha frattura di femore. Gli anziani hanno molto sofferto in questo periodo di pandemia che ancora non è finita e quindi penso che dedicare l'attenzione alla loro fragilità sia il modo migliore per poter prevenire la disabilità e l'insorgere di malattie croniche, soprattutto in questo periodo così difficile per loro, ma anche per tutti noi. Io sono contentissimo che i nostri ortopedici abbiano messo in evidenza non solo la parte chirurgica che è importante, ma anche il seguito, cioè tutta un'attività che deve essere seguita in modo tale che anche in età avanzata il portatore di una frattura di femore possa riprendere una vita più che decente e direi quasi normale. L'incidenza delle fratture dell'estremo prossimale del femore è in continuo aumento anche per l'aumento della vita media della popolazione. L'importante è poter recuperare, far recuperare questi pazienti in cui si può verificare un'alterazione dell'equilibrio che c'è stato fino a quel momento. E col trattamento chirurgico possiamo far recuperare i pazienti per poter ripristinare una deambulazione e una vita precedente. Ringrazio gli organizzatori per questa bellissima iniziativa. Sono anziano fragile, io sono Giovanni Luca, mi occuperò di endocrinologia e parlerò dell'osteoporosi, storia dell'arte e le novità sulla norma 96. Sono argomenti veramente molto stimolanti anche perché costituiscono l'osteoporosi, un grave problema sociale molto molto interessante e da dibattere ancora. Allora, le fratture atipiche sono un'entità di recente interesse nell'ambito dell'ortopedia e la traumatologia geriatrica. L'interesse è nato negli anni del 2000 in rapporto con l'aumentato uso dei difosfonati e l'osservazione che pazienti che facevano uso da anni di questo tipo di farmaco estremamente efficace nel ridurre le fratture da osteoporosi poteva indurre dopo 5-7 anni di trattamento. Si tratta di fratture che hanno delle caratteristiche cliniche, soprattutto radiografiche, particolari e che devono essere individuate attraverso queste. Ma soprattutto il trattamento è un trattamento che può essere complesso, soprattutto nelle fratture complete, in quanto le fratture atipiche si caratterizzano per un'alterazione spesso sia della densità sia della morfologia ossea e quindi sono fratture che hanno dei risultati e delle difficoltà da un punto di vista chirurgico molto più grandi rispetto al trattamento spesso di una frattura tipica. Questo convegno è venuto proprio nel momento importantissimo che stiamo vivendo, in quanto l'anziano fragile ha subito durante il periodo del Covid moltissime situazioni di non governabilità del sistema, e riuscire a convogliare le esigenze dell'azienda ospedaliera con quelle dell'azienda territoriale è un passo fondamentale per dare le risposte ai cittadini. Quindi grazie per essere stato invitato, porterò il mio contributo a tutte quelle che sono i percorsi riabilitativi dalle fratture del paziente fragile al trattamento riabilitativo nel territorio. Grazie. L'aspetto fondamentale forse è l'aspetto psicologico del paziente, nel senso che sono pazienti molto traumatizzati non solo dall'evento che ha provocato l'ospedalizzazione,
quanto dal fatto che vengono strappati dal loro ambiente familiare e quindi si ritrovano in una situazione di totale costernazione, senza sapere che cosa accadrà nel futuro. Vanno confortati, vanno incoraggiati, vanno aiutati. Il leader terapeutico deve partire proprio da questo, deve partire dal fatto di ottenere la massima collaborazione del paziente senza paura e senza soprattutto incertezze per il futuro. Questa è la cosa fondamentale. Niente, io parlo delle fratture di femore, ma dal punto di vista del nursing e dell'assistenza, e parto dal pronto soccorso fino a tutto il percorso al reparto, in sala operatoria, fino ad arrivare alla dimissione e quindi al post operatorio. Io lavoro ho lavorato per tanti anni in sala operatoria ortopedica, adesso sono in DH ortopedico e pronto soccorso, e quindi mi sono buttata in questa impresa. Il convegno reputo che sia una cosa molto importante sia per la città di Terni che per l'azienda ospedaliera, anche perché è il primo convegno che si fa dopo il lockdown in presenza, quindi è una cosa estremamente importante anche da questo punto di vista, ma è importante soprattutto l'argomento che viene trattato, perché il paziente fragile, l'anziano fragile è spesso dimenticato, mentre il paziente fragile ha bisogno di tutti noi e della nostra collaborazione. La riabilitazione precoce è fondamentale perché comunque segna poi le tappe di tutto il percorso riabilitativo e favorisce notevolmente l'outcome del paziente. L'assessorata welfare, quindi il compito del benessere, e ci stiamo indirizzando in particolar modo attraverso delle concertazioni sinergiche con il nostro sistema sanitario, il direttore del distretto, per evidenziare politiche sempre più vicino agli anziani, in particolar modo che riguardano sia l'aspetto sanitario ma anche la socialità degli stessi, intervenendo presso anche la propria abitazione attraverso progetti che favoriscono la domiciliarità. Sono Giada Costantini, faccio parte della Bruno Farmaceutici, unico sponsor di questo convegno. La mia azienda, sono 25 anni che si occupa di farmaci, e ci piaceva partecipare a questo convegno proprio perché sosteniamo la ricerca e soprattutto il costante aggiornamento da parte sia nostra che per i medici, oltretutto anche quelli che sono sul territorio. Non sono...